Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Gli esperti ci avvertono da tempo che dovremmo riconsiderare la ricerca della vita su altri mondi. Sarebbe la più grande scoperta della storia, ma ciò non significa che possiamo controllarla biologicamente, epidemiologicamente e soprattutto emotivamente. Siamo attualmente nel panico globale e per alcuni aspetti abbiamo cambiato il nostro stile di vita dovuto al Covid-19. Al momento in cui sto parlando, ci sono oltre 2 milioni e mezzo di casi confermati in tutto il mondo, in 68 paesi, con oltre 174.000 decessi. I voli sono stati cancellati, gli accordi commerciali internazionali annullati, le Olimpiadi di Tokyo si terranno nel 2021 e sperimenteremo la più grande recessione della Grande Depressione dal 1929. L'umanità, nel suo insieme, soffre degli effetti della pandemia. E ultimo, ma non meno importante, i paesi si accusano l'un l'altro, in particolare la Cina, perché sono responsabili della diffusione. Ci viene detto che il Covid-19 è un virus completamente terrestre, naturale o artificiale, ma c'è un'altra possibilità, che sia un'arma di origine extraterrestre, è il preludio a un'invasione silenziosa. Questo è quello che almeno pensano i teorici della cospirazione, e per coloro che pensano che sia una teoria senza fondamento, ci sono prove che dimostrerebbero che sta già accadendo, ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Un'immagine straordinaria della Stazione Spaziale Internazionale mostra un'enorme nuvola con una strana forma sulla Terra, che molti hanno confrontato con l'iconico Millennium Falcon di Star Wars. Secondo il Daily Star, una donna di nome Annie stava guardando una trasmissione in diretta dell'ISIS. Vide qualcosa che attirò la sua attenzione. Nell'immagine, le nuvole in questione sembrano formare un cerchio perfetto sulla costa occidentale dell'Africa. Le immagini sono state condivise su social network. Queste le affermazioni di Annie. Sulla costa occidentale dell'Africa si nota come una grande astronave, quello che sembra essere un Millennium Falcon. Il contorno di quella nuvola non è casuale. Il resto delle nuvole viste intorno ad essa è diversa, ma sembra una versione del Millennium Falcon ed ha un contorno quasi perfetto. Molte persone notano cose straordinarie sulla telecamera live della Stazione Spaziale Internazionale e questa è una di quelle. Il video è diventato virale sui social media da quando è stato pubblicato il 17 aprile e c'erano molti che volevano commentare l'anomalia. Alcuni hanno sottolineato il fatto che la forma era straordinariamente simile al Millennium Falcon e persino alla nave madre di Independence Day. Ciò ha portato i teorici della cospirazione a suggerire che le immagini sono nuove prove del fatto che la pandemia di coronavirus è il preludio di un'imminente invasione extraterrestre. Queste immagini sarebbero nuove prove della presenza di veicoli spaziali alieni sul nostro pianeta. Ricordiamo che all'inizio del mese abbiamo pubblicato un video che mostra una centinaia di luci in formazione avvicinarsi alla Terra. Pensavamo che fossero satelliti o meteoriti, ma dopo pochi minuti sono scomparsi, come se non fossero mai esistiti. E questo dobbiamo aggiungere come nelle ultime settimane strane luci blu siano state registrate e fotografate nei cieli di tutto il mondo. Ad esempio a Madrid, in Spagna, molte persone hanno visto le nuvole di notte diventare blu sugli edifici. La luce misteriosa rimase tra le nuvole per più di 7 minuti per poi scomparire. E anche su una spiaggia di Barcellona, in Spagna, una strana luce blu nel cielo durante un temporale si è trasformato in quello che sembrava essere un UFO gigante. Queste, secondo i teorici della cospirazione, sono alcune prove che stiamo affrontando un'imminente invasione aliena. E la scienza ci ha anche avvertito che questo scenario potrebbe accadere. Il fisico Stephen Hawking ha ripetutamente affermato che un incontro tra civiltà potrebbe avere conseguenze catastrofiche per gli umani. Il fisico ha predetto che qualcosa di simile potrebbe accadere a ciò che è accaduto quando gli europei arrivarono in America nel XV secolo, distrussero e massacrarono la popolazione indigena. E se queste civiltà extraterrestri sono in grado di viaggiare sulla Terra, significa che sono più avanzate degli umani e hanno sviluppato tecnologie a noi sconosciute. Ora dovremmo sapere cosa vogliono da noi, ma intanto chiediamoci di che cosa ne pensiamo di questa immagine della Stazione Spaziale Internazionale. È veramente una nave aliena? O possiamo dare un'altra spiegazione? Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.